istituzioni europee sono istituzionalmente tenute a dar conto degli interessi di tutti i paesi in gioco e non solo dei creditori. Invece il MES, il famigerato sedicente fondo salva stati, per statuto deve guardare solo agli interessi dei creditori, generando così delle iniquità e degli squilibri che hanno poi un effetto destabilizzante sul sistema. Lo chiamano meccanismo di stabilità europeo. In realtà quello è un meccanismo di instabilità. Un MES annacquato come possibile soluzione di compromesso per questa crisi catastrofica, secondo me è indicativo del fatto che questi sono dinosauri dinanzi al meteorite. L'unica soluzione possibile in una circostanza catastrofica come questa è quella dell'aumento del debito pubblico, che poi avvenga per il tramite del meccanismo coordinato degli Eurobond, che io reputo altamente improbabile, o di un meccanismo più limitato, cioè bond di emergenza, che comunque io reputo un po' improbabile, oppure più probabilmente attraverso un MES annacquato, si aumenta il debito pubblico, perché è chiaro che la soluzione deve essere quella. Dopodiché si lascia in sospeso, si lascia impregiudicata la grande questione del chi paga. Ci può essere un aumento del debito pubblico che viene attuato in condizioni di repressione della finanza e quindi può essere una soluzione che salvaguarda gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori e dei soggetti sociali più deboli sotto repressione della finanza, oppure al contrario può essere un aumento del debito pubblico che diventa nient'altro che l'ennesima occasione per un baccanale degli speculatori. Che significa repressione della finanza? Significa rievocare quegli strumenti di politica economica che venivano largamente attuati negli anni 50, 60 e 70 e che imponevano sospensioni delle contrattazioni di borsa, vincoli all'ingresso nel mercato finanziario, divieti di speculazione, rigidi controlli sui movimenti internazionali di capitali, tutti meccanismi ampiamente attuati nel corso della storia, che poi ovviamente sono stati tolti di mezzo, ma che erano meccanismi all'epoca che consentivano di tenere sotto controllo politico i tassi di interesse e i classici guadagni di capitale che fanno gli speculatori ai danni delle altre classi sociali. È il meccanismo, per esempio, grazie al quale la quota salari sui redditi nazionali cresceva un po' in tutto il mondo occidentale e che poi però è stato tralasciato, la finanza è stata, come dire, lasciata a briglie sciolte, non è stata più fatta repressione finanziaria, non sono stati più sottoposti a controllo i movimenti di capitale nelle contrattazioni di borsa. Il risultato finale, da un trentennio a questa parte, le quote salari sui redditi nazionali crollano e crescono le quote profitti e le quote rendita. Dobbiamo uscire da questa disputa sterile tra sovranisti ed europeisti, perché io le considero semplicemente due facce del capitale. Gli europeisti, come dire, acritici, sono coloro i quali difendono i grandi capitali transnazionali. Ovviamente ne rappresentano, diciamo, la ramificazione politica. I sovranisti io credo che rappresentino null'altro che, diciamo, i piccoli capitali nazionali in affanno che cercano espressione politica in questi movimenti neonazionalisti. Sono due destre, per farla breve. State sicuri che questi di controllo dei movimenti internazionali dei capitali non parlano mai. L'ipotesi del controllo dei movimenti internazionali dei capitali di conseguenza diventa il vero spartiacque logico-politico per poter attuare o per quantomeno poter rivendicare una politica di classe. È importante uscire dalla disputa sterile, una disputa tutta interna alla classe dominante tra pro-euro e anti-euro. Bisogna porre la questione dei movimenti di capitale.